benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, avrei tantissimi video da farvi, avrei tantissime cose da farvi vedere, ho un sacco di prodotti finiti, devo preparare il video, devo preparare altri video sulla skincare routine, sui preferiti, top e flop, insomma tutta una serie di video a cui sto pensando, ma devo un attimino organizzarmi e questo periodo è un pochettino frenetico, per cui sono un po' indietro in realtà, sia nella pubblicazione, infatti state vedendo un po' di video in ritardo, però insomma meglio tardi che mai, diciamo così, sia proprio nel girarli perché ho proprio poco tempo, però ho un attimino e mi voglio un attimino anche io rilassare e quindi siccome ho qua ancora un sacchetto di cose acquistate al DM da farvi vedere, vi mostro subito quelle che così poi posso anche fare un po' di ordine. Allora, questo altro sacchetto non c'entra nulla, voi non fate caso alla mia faccia che sono truccata così da stamattina che ho aperto, adesso sono le 20 alle 7, per cui insomma non sono messa benissimo. E infatti sono arrivata a casa, mi sono messa subito la felpa della tuta perché fa freddissimo e sotto mi sono messa il pigiama perché è proprio freddo. Quindi ho il pigiama sotto, poi mi sono messa la felpa. Comunque, allora, ho un po' di cose acquistate in realtà in due tranche diverse. Allora, prima vi faccio vedere questi due che in realtà non c'entrano niente perché li ho acquistati lì perché c'era una promozione, 1 più 1, praticamente con 1,50 euro ne acquistavi due, siccome avevano lo stesso prezzo ne ho acquistati due diversi, sono due shampoo dell'erboristica, antica erboristica, sì dell'erboristica, l'antica erboristeria, l'erboristica è un'altra cosa. E allora, dice 100% essenze di origine naturale senza siliconi. Ne ho preso uno alla rosa selvatica e mirtillo rosso, se non sbaglio, sì, che è per capelli secchi. Io in realtà ho la cute abbastanza grassa, ma il capello, essendo decolorato, mi si è seccato tantissimo. E l'altro invece, shampoo illuminante alla lavanda, e Herbe della Provenza per capelli normali. Quindi questo qua che mi ispirava perché era alla lavanda e illuminante, volevo capire cosa fosse. Siccome ho un po' di riflessi gialli, che ogni tanto, vabbè, adesso ho da poco rifatto il colore, per cui ora li vedete abbastanza decenti in realtà, cioè, oddio, non so cosa vedrete. Però avevo quel verdolino che iniziava a buttare fuori il giallo e quindi anche quando poi vorrò scaricarlo completamente mi dava l'idea di qualcosa che appunto illuminasse, come dice, quindi magari che mi ravvivasse un pochettino quel colorino spento dei capelli quando appunto stanno scolorendo, diciamo così. Quindi 1,50 euro, sono comunque 250 ml a confezione, quindi anche se sembrano piccolini il formato è identico a quello di un qualsiasi shampoo e quindi insomma il prezzo mi sembrava comunque ottimo e quindi li ho acquistati. Poi partiamo dal sacchettino più piccolino che non ricordo neanche cosa c'è dentro. Qua ero andata, mi sa, a fare un cambio di qualcosa e avevo acquistato, allora, eccola qui, maschera, per capelli alla castagna di PH Bio. Adesso mi è venuto in mente che sono andata a fare il cambio, della maschera per capelli, che vi avevo fatto vedere ancora in un ultimo video sempre del DM, che vi dicevo che aveva una consistenza strana e puzzava e sicuramente era scaduta. Sono andata a cambiarla ed effettivamente hanno detto che non ero la prima e si sono accorti che quel prodotto aveva un prodotto, quindi me l'hanno sostituito senza problemi e quel giorno ho acquistato appunto questa, che mi incuriosiva tantissimo, alla castagna. Ne ho un'altra io di maschera per capelli PH Bio alla canapa che sto utilizzando in questo momento, mi piace tantissimo, quindi sono molto curiosa anche di provare questa. Poi ho preso questo concentrato effetto lifting in queste 7 capsuline, che quindi un trattamento diciamo settimanale, quindi io ogni tanto integro la routine, la skincare routine con dei trattamenti urto specifici e mi piacciono molto. Di queste avevo provato quelli azzurri che sono idratanti, mi erano piaciuti e li ho ricomprati.
Ho voluto provare a prendere anche questi anti-age, visto che comunque iniziano a darmi parecchio fastidio queste rughette sulla fronte. Insomma, inizio a vedere che insomma, i 30 anni e passa si fanno sentire. Insomma, voglio prevenire. Effetto lifting immediato, 7 capsule, riduce le rughe e aumenta l'elasticità della pelle. Tagliare la chiusura della capsula, applicare concentrato con la punta delle dita su viso, collo e décolleté, massaggiando delicatamente. Non dà indicazioni d'uso, quindi quando utilizzarlo e quando no, in realtà. Quindi, essendo un effetto lifting immediato, magari potete tenerle all'uso. Che ne so, avete un evento, una cosa importante, volete fare una skincare specifica per quella giornata importante, magari andate ad applicare anche questo e quindi l'applicate all'uso, alla necessità e non fate magari il trattamento settimanale come invece faccio io. Si può pensare anche di utilizzarla in quel modo. A me piace dare quella sferzata quella settimana utilizzandole appunto tutte e sette nell'arco appunto della settimana, una al giorno. Poi ho voluto provare a prendere un altro dei miei adorati deodoranti di Balea. Ultimamente non sono uscite profumazioni nuove, a parte qualcuna, ma che non mi ispirava troppo. Ho voluto provare a prendere questa che è profumo di guava e bacca di Acai. Mi era piaciuto il profumo perché c'era il tester, l'avevo sentito e quindi essendo una limited edition sapete che se mi interessano comunque non me le lascio scappare e i deodoranti di Balea mi piacciono sempre tantissimo per cui acquistato, solito prezzo, quanto costa? Pochissimo, insomma 99 centesimi mi sembra o massimo 1,19 euro, quindi comunque molto poco e mi piacciono sempre molto, la scorta e preso. Poi ho voluto acquistare, che avevo finiti, questi aggeggini per i denti, che sono una sorta di, come se fossero filo interdentale, però non fatto con il classico filo arrotolato, ma sono questi aggeggini qua, che si passano tra i denti, comodissimi, e all'interno della confezione c'è anche una scatolina dove poterli riporre in modo che se non, diciamo, non è usurato potete conservarlo e utilizzarlo ancora, così come comoda per i viaggi, che è la scatolina appunto così trasparente dove inserirli. E questi comodissimi e li avevo finiti, quindi riacquistati. Visto che la maggior parte dei miei problemi dei denti è data proprio dalla carie che si forma tra i denti, non tanto, cioè proprio tra i denti, quindi nei punti dove è difficile arrivare con lo spazzolino e quindi il dentista mi aveva appunto consigliato quelli. Poi, una delle ultime volte che sono andata c'erano delle offerte particolari per cui ne ho voluto approfittare, anche se non sono delle novità. C'erano in offerta i profumi dei Tesori d'Oriente, che sapete io amo, e quindi ne ho voluto prendere due che sono delle conferme e uno invece per cambiare nuovo. Sono stata lì un po' ad annusare, sinceramente dopo un po' non capivo più niente, nel senso che mi piacevano, ma poi non ero convintissima, insomma, i miei preferiti rimangono quelli che ricompro, però avevo voglia anche di qualcosa di nuovo e quindi ho provato ad acquistare questo, che è il dupe di un profumo più famoso di cui adesso sinceramente mi sfugge il nome, ma è uno dei video in programma, quello di farvi vedere appunto a quale profumo famoso, diciamo così, corrispondono quelli dei Tesori d'Oriente, perché quasi tutti in realtà sono appunto dei dupe, molto economici considerando che erano scontati al posto che 3 qualcosa, 2,99. Io questi li acquisto solo se li trovo a questo prezzo, non di più. Anche da Tigotà li avevo acquistati quando costavano così. Sono 100 ml, quindi comunque un bel boccettone di profumo, considerando che un profumo in profumeria con questo formato potete pagarlo anche 80 euro. 2-3 euro sono un ottimo prezzo. A me durano, ovvio, non sono super persistenti, ma sinceramente a me anche i profumi più costosi mi sembrano essere così persistenti. Quindi preferisco
preferisco comunque, indipendentemente dal risultato, averne uno più economico, spruzzarmene un po' di più, è anche piccolino, resistente alla confezione, non è in vetro. Se proprio ci tenete, potete portarvelo in borsetta e riapplicarlo semplicemente. Quindi io preferisco comunque così. Questo è Fiori del Dragone, ottimo, e che è il dupe di Hypnotic Poison. Se non sbaglio, poi potrei dirvi una cazzata. Questo invece è l'altro mio preferito, Hammam, che è olio di argan e fiori di arancio, e insieme a quello ai fior di loto è uno dei miei preferiti. E questo è il dupe di un profumo, se non sbaglio, di Saint Laurent. Però rimandiamo queste considerazioni al video specifico perché non vorrei dire una cazzata in questo momento. E niente, questo invece è Ayurveda, olio di amla e patchouli. Questo qua. Sono profumi carini in offerta, ho detto ma sì, dai, prendiamo. Poi, qua lo scontrino. Controlliamo un secondo i prezzi, 2,99, esatto. Sì. Poi, sempre a 2,99, anche quelli in offerta rispetto al solito, ho voluto prendere uno, 2 e 3 scrub di Organic Shop. Anche questi scrub sapete che sono ottimi quando appunto sono in vena, li acquisto, mi piace cambiare, quindi non acquisto sempre questi, però tra questi qua sono tra quelli che preferisco. Hanno un ottimo INCI, sono appunto prodotti biologici certificati Cosmos Natural. Dov'è l'altra certificazione? Organic, poi dice vabbè, naturale al 99,54%. Insomma, sono assolutamente prodotti ottimi. Costano comunque anche poco, considerando appunto che sono prodotti biologici naturali. E allora ho ripreso il mio solito mango, che ormai è una conferma, l'ho acquistato già 2 volte, questa è la terza volta che lo riacquisto, mi piace tantissimo, preferisco di più queste profumazioni d'estate ovviamente, perché le trovo più, mi ricordano di più l'estate, quindi le trovo più affine a quella stagione, però sinceramente possiamo utilizzarle quando cavolo ci pare, se abbiamo uno stagio dell'estate, perché no, potrebbe essere una coccola anche invernale. Profumo paradisiaco, mi piace tantissimo. Poi ho voluto provare a prendere questo con l'alga, alghe biologiche e sale marino, scrub corpo levigante. Questo appunto non l'avevo mai preso, è fatto così, verde, alghe. In realtà devo dire che nonostante ci siano diversi prodotti dal DM, questi qui io non li trovo ben riforniti, nel senso che trovo sempre le stesse profumazioni, le stesse fragranze, le stesse tipologie, mentre so che ne esistono tante altre che io non trovo mai, puntualmente mai. Quello al lampone, quello all'arancio, io non li ho mai proprio visti, ho sempre visto questi e basta. Vabbè, comunque questo qui alle alghe, vedremo un po'. E questo qui alla rosa, rosa biologica e sale, scrub corpo levigante, anche questo. Anche questo è un bel colorino rosa e nulla, sono curiosa di provarli. Questo avrà un ottimo profumo anche lui, suppongo, quello all'alga, non credo, però mi dava l'idea di qualcosa di efficace dal punto di vista oltre che dell'effetto levigante, anche della ritenzione, dell'effetto insomma sulla cellulite. Io lo uso principalmente nella zona delle cosce, appunto, lo scrub soprattutto, poi in generale su tutto il corpo, però insisto di più in quella zona. E quindi questo lo vedevo un po' più specifico proprio per quello scopo e quella zona del corpo, però vabbè, insomma, li proverò un po' tutti, dappertutto, e vedremo. Devo trovare dove metterli adesso più che altro, perché sulla mensola lì ho quello al cocco. No, scusa, non al cocco, al cacao, volevo dire, e vabbè, troverò dove metterli. Poi, in offerta c'era anche questo nuovo prodotto di Garnier, sono i nuovi balsami, maschera latte, ecco, diciamo così. Si chiama proprio in realtà maschera latte, nel senso che è, rispetto alle solite maschere, più liquida.
Questo è al cacao ed è disciplinante, ce ne sono diverse tipologie, io ho scelto quello disciplinante perché è una delle cose che ricerco di più in base alle mie maschere, è soprattutto questo, cioè io faccio molta fatica a pettinarli una volta lavati, ci metto veramente un'ora per pettinarli, sono anche lunghi, nel pettinarli comunque essendoci tanti nodi ne strappo anche tanti, quindi ho bisogno di qualcosa che sì me li rinforzi ma che soprattutto mi eviti di fare così fatica a pettinarli e quindi di romperne così tanti. E quindi ho scelto questo. Liscia e nutre intensamente senza appesantire, capelli ribelli e crespi. Ero veramente indecisa su quale acquistare, poi sono andata su questa tipologia, magari proverò anche gli altri, magari ho sbagliato e me ne serviva un altro di un altro tipo, per magari più idratante, ristrutturante, non so. Ho voluto provare a prendere questo. E nulla, sono molto molto curiosa. Il prezzo di questo, vediamo se lo troviamo senza 3,49 per 250 ml. Sì, diciamo che non è male comunque come prezzo, essendo poi una novità, ci sta, dai, volevo provarla. Poi ho preso anche questo bagno doccia, limited edition ovviamente, anche perché se no non l'avrei preso perché sono piena di bagno doccia fino a non so quanti anni, per quanti anni sono a posto. Devo anche stare attenta alle scadenze perché tra l'altro ultimamente mi stanno scadendo un po' di cose perché alla fine Balea e Alverde hanno la data, non hanno il PAO e quindi avendole acquistate un po' di tempo fa. Mi sono resa conto che ho delle cose che sono in scadenza e quindi adesso le ho aperte e le sto utilizzando, tra cui una crema di Alverde che mi piace tantissimo. Vabbè, ve ne parlerò. Questo mi ha incuriosito anche per la profumazione perché è al profumo di Cassis e Mango. Cassis credo che siano questi frutti qua che poi sembrano dei mirtilli, sembrano dei ribes neri in realtà, quindi boh, non so di preciso cosa siano. Però solo vedere mango io perdo la ragione e quindi comunque l'ho voluto acquistare, soliti 99 centesimi, 1,19 euro al massimo anche lui. Poi veniamo alle maschere, anzi no, prima vi faccio vedere questo che è un prodotto che ho acquistato perché l'ho visto in un video di una ragazza, di una signora che seguo qua su YouTube. Che ne parlava molto bene, l'aveva inserito mi sembra in un video di scoperte o un mai più senza, adesso non mi ricordo che tipologia di video era, ma ne parlava molto bene ed è appunto questo deodorante in crema. Io non ho mai provato questa tipologia di deodorante, mi incuriosiva abbastanza. È fatto così, quindi con sembra un roll-on, ma in realtà qua se schiacci si esce il prodotto. E niente, mi ispirava, non ha una profumazione particolare, a differenza dei miei soliti deodoranti Balea che sono un po' più sfiziosi. Questo ha un odore basico di crema, non lo so, e quindi non è uno di quelli che insomma da mettere un po' ovunque, ovviamente, ma è cioè una crema che si mette sotto le ascelle e funge da deodorante. Mai provato, vediamo. Lei ne parlava molto bene, che piaceva comunque in famiglia, che funzionava e quindi speriamo. Pagato anche questo pochino, soliti prezzi, 1 euro qualcosa. Vediamo. Poi io quelli che non sanno di niente, in realtà mi piace sempre abbinarli anche ovviamente a qualcos'altro di profumato. Poi, passiamo alle maschere. C'erano alcune offerte sulle maschere e quindi ne ho approfittato per prendere quelle che non acquisto mai perché secondo me costano troppo, costano comunque poco rispetto agli standard classici, ma per me comunque è tanto. E sto parlando delle maschere di Lowa, che è questo brand che appunto potete reperire sempre al DM. Le guardo, le riguardo da sempre, però siccome costano 2 euro qualcosa. Secondo me è un prezzo esagerato, ma non perché è esagerato di per sé, cioè sì, essendo comunque un prodotto maschera monouso, per quello che è, effettivamente considerando che magari potete trovare un siero, una crema,
a qualche euro in più può essere un prezzo esagerato, indubbiamente. Considerando che ci sono maschere in tessuto di brand più lussuosi che le potete pagare dai 5 ai 10 euro, anche di più, ovviamente queste sono ancora nel range low cost. Per me sono tanti 2 euro e passa per una maschera, ma perché? Perché comunque vengo da tutte le mie scorte, tutti i miei viaggi in Asia, dove maschere coreane le ho acquistate anche a pochi centesimi. Cioè, credo che il prezzo massimo di una maschera sia stato 50 centesimi, quindi ora mi sembra veramente esagerato. Però, siccome erano in offerta e credo che non le troverò mai più in offerta, perché comunque il DM non fa tanti, tanti sconti, tante offerte, ho voluto approfittarne. Tra tutte ne ho scelte due, quindi non ho esagerato e non mi sono lasciata tentare troppo. E ne ho scelte due, una anti-imperfezioni al tè verde, che quindi dovrebbe essere appunto una maschera un pochettino più opacizzante, più purificante, per quanto possa esserlo una maschera in tessuto, ovviamente. E l'altra anti-age, l'altra insomma mia fissa del periodo, perché io ho imperfezioni, brufoletti, macchioline che rendono il viso non uniforme, non sempre però, spesso. E poi ho magari le rughe che iniziano a venire, certe parti del viso quindi più secche, sono una schifezza, vabbè. E quindi appunto ho voluto prendere queste due, tè verde e collagene marino per quella anti-age. Curiosissima di provarle, ma aspettiamo che ne ho di altre, poi quando ne ho soltanto una in realtà sapete che ho un po' di timore, non le voglio acquistare perché non voglio consumarle. Vabbè. Poi ho acquistato questa qui di Balea Beauty Effect. Di questa ho anche una confezione di un barattolo, di crema, di maschera in crema, ecco, in tubetto. E non mi ricordo se ne avevo già acquistato un'altra di questa linea o meno, sinceramente. Dovrei andare a controllare, non lo so. Comunque, l'ho presa e questa è quella con l'acido ialuronico, per quello che l'ho acquistata. E tra l'altro mi sembra bella bella spessa. Vabbè, ho ripreso solita questa qui all'avocado e miele, che mi piace tantissimo anche il packaging, e quindi ero in vena e l'ho riacquistata. Ho comprato due confezioni di questa qui di Balea, una però l'ho già utilizzata. Questa non l'avevo mai vista, tra l'altro, quindi l'ho vista, ne ho prese direttamente due, e una per me e una per Nicola. Poi in realtà io l'ho già fatta, quindi questa in realtà dovrei darla a lui. Vabbè, vediamo se si ricorda, se non la uso ancora io e pace. Allora, maschera viso in tessuto al carbone attivo per pelle impura e mista. Mi è piaciuta molto anche questa, devo dire. Non l'ho trovata, l'ho trovata comunque idratante, ma quell'idratante che va un po' a compattare, non so come dirvi. Non ho visto grandi risultati per quanto riguarda le imperfezioni, ovviamente. Forse leggermente il poro un pochettino più ristretto e la sensazione di una pelle un po' più asciutta, più purificata, più tonica, più compatta, ma non ha fatto i miracoli, ecco. Però devo dire che mi è piaciuta, mi sono sentita, avevo la sensazione di una pelle sicuramente pulitissima, purificata, ecco. Quello sì, è una sensazione che mi ha lasciato e mi è piaciuta. Potrei sicuramente ricomprarla. E per finire, poi ultima mascherina, questa qui della linea acqua, quindi idratante, maschera viso in tessuto idratante, ovviamente, quindi proprio basica basica, ma era una di quelle che costavano di meno, quindi ne ho acquistate alcune basiche proprio così, idratanti e insomma quelle più economiche, e alcune invece che costano un po' di più, ma erano quelle che mi interessavano magari proprio per la funzione che hanno. Questa non mi sembra di averla già provata, o forse sì, sinceramente non mi ricordo, però costava poco, quindi presa. Poi, della stessa linea della maschera all'acido ialuronico, ho preso anche fialette, quindi trattamento in fialetta da 7 giorni, quindi molto simili a queste qui, ma un po' più
diciamo così, funzionali, forse un po' più ricche di attivi. E sono appunto queste fialette consigliate dai 30 ai 50 anni, quindi io ci sono dentro, visto che ne ho 31. E praticamente, appunto, effetto. Aspetta, eh. Sto cercando la scritta, eccolo qui. Beauty Effect trattamento lifting con acido ialuronico e niente, dice di utilizzare come trattamento intensivo di 7 giorni oppure per un effetto lifting immediato. Ecco, quindi secondo me anche il concetto di che dicevo io prima di queste può valere la stessa cosa. Per quanto riguarda gli inci, sinceramente, non so dirvi, questo mi sembra decisamente migliore rispetto a questo, assolutamente sì, perché qua ci sono dei siliconi ovviamente, anzi al primo posto, e infatti è più, qua lo specifica effetto lifting immediato, quindi secondo me è una cosa da usare più di giorno forse. Questo qui è più un trattamento, è un po' più bellino, infatti c'è anche una bella differenza di prezzo perché questo costerà su 1 euro, questo qui invece viene 4 euro, 4-5 euro. È tutta un'altra cosa, molto simile però, ecco, questo è un pochino più figo, con le fialettine in vetro e vi dico subito il prezzo, se lo trovo. Perché qua tutto lì, tutto balea balea balea, 4,99 esatto per le 7 fialettine. Mentre questa qui, che trovarla sarà un'impresa. Allora, la maschera al carbone attivo 1,29 euro. Intanto vedo avocado e miele 1,49 euro. Un'altra, non so quale sia, 1,49 euro. Quell'acqua 99, che è quella che appunto costa di meno. Il deodorante 1,49 euro. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Non lo trovo. Le maschere Loa 1,49 euro, scontate. Balea, questa roba non la trovo neanche. Non lo trovo neanche il prezzo di questo, pensate un po'. Beh, magari quella cosa lì, 1 euro. 1,49 euro, che non so cosa sia. No, è impossibile. Non riesco a trovarlo il prezzo di 99, no, 99 il doccia mango, cioè, vi giuro che non lo trovo. Beh, vabbè, poi sempre appunto della stessa linea, ah certo, perché era su un altro scontrino, che rincoglionita, potevo star lì a cercare assai. Vabbè, era lo scontrino dell'altro sacchetto. Scusate, dicevo sempre della stessa linea Beauty Effect. Ho ripreso anche questi peciocchi che adoro. Mi piacciono molto. Hanno un effetto veramente che si nota rispetto a tanti peciocchi che acqua fresca, come tante maschere. In realtà, no, ci piace lo stesso farle. Danno quell'idea di relax. Notiamo comunque la pelle più rinfrescata, più compatta, più bella, ma alcune volte è un effetto placebo. Per quanto riguarda questi, in realtà io ho visto degli effetti e per questo mi sono piaciuti tantissimo. Tant'è che appunto li ho acquistati. Questi costano per, mi sembra, tre confezioni da due. Esatto, ci sono tre bustini all'interno, sì. Costano 3,49 euro, quindi comunque un ottimo prezzo. Mi piacciono molto anche quelli al Q10, quindi con la confezione gialla, che vengono di meno, perché vengono, mi sembra, 2,99, ce ne sono dentro 6 paia.
però l'effetto di questi secondo me è notevolmente superiore. Mi piacciono entrambi comunque, diversi, questi più freschi sono molto acquosi quando li andate ad applicare, gli altri invece sono più classici, però insomma mi piacciono entrambi molto, quindi ve li consiglio se non volete spendere tanto, come peciocchi ci stanno. Poi, ultimi tre prodottini e abbiamo finito. Allora, uno è un prodotto che in realtà è quasi make-up, ma non è make-up, però è un prodotto di Catrice ed è Liquid Camouflage Under Eye Primer. Anche questo è un prodotto di cui ho sentito parlare in un video da qualcuna, non ricordo da chi purtroppo, perché vorrei ringraziarla insomma del consiglio, ma non mi ricordo proprio chi l'aveva citato, forse la stessa che aveva parlato di questo, se non sbaglio, potrebbe essere. Quindi vabbè, se tu per caso guarderai questo video e ti riconosci perché hai citato questi due prodotti, grazie per averli consigliati. Oddio, grazie, non li ho ancora provati, quindi vedremo. Però per il prezzo che hanno ho detto, ma sì, proviamo. Questo praticamente è una sorta di primer da mettere sotto l'occhio prima di andare a mettere il correttore per evitare che il correttore vada a infilarsi nelle pieghe. E qua torniamo al mio problema delle rughette che mi stanno veramente rompendo l'anima in questo periodo, in questo momento specifico della mia vita, diciamo così, cioè mi danno proprio fastidio. Lasciate perdere occhiai che sono stanca, non sto dormendo, il ciclo e vabbè, una schifezza. Però non so se notate, non credo dal video, però qui ovviamente mi si secca sempre molto la zona e quindi il correttore mi va a segnare, ecco, e non mi piace perché sembro più stanca, sembro più vecchia. Lei parlava di questo prodotto che l'ha trovato efficace e quindi mi ha incuriosito e ho voluto provarlo. È tantissimo che non acquisto Catrice, quindi non sapevo neanche dell'esistenza in realtà di questo prodotto. Costa sui 2-3 euro, sperando che faccia il suo, dovrebbe valerne la pena, spero. Allora, si chiama Liquid Camouflage Primer per palpebre inferiori. Primer liquido trasparente dalla texture setosa e idratante, ideato per la preparazione dell'area inferiore degli occhi all'applicazione del correttore. Riempie visibilmente le piccole imperfezioni intorno agli occhi. Speriamo, io veramente sono super curiosa di provarlo e speriamo, insomma, perché alcune volte ci sono tanti correttori che mi piacciono perché coprono bene, mi piace l'effetto che danno, però effettivamente dopo qualche ora comunque a me segnano tutti, non c'è proprio storia, mi segnano tutti. Quindi se questo dovesse funzionare sarebbe la svolta, speriamo, vi farò sapere, vi terrò aggiornate a riguardo. Poi, altro prodottino che ho voluto acquistare è questo qui di Balea. Questo era un po' che lo addocchiavo, ma non l'avevo mai preso perché, boh, non lo so, non è tra quelli che costano meno e quindi se non sono sicura, prima mi vado su quelli che costano meno e poi magari quando sono in vena acquisto anche qualcosa che costa di più e questa era la volta che ero in vena probabilmente. No, e poi in realtà ne ho sentito parlare anche di questo molto bene. Oltre che anche la mia collega, di cui ovviamente mi fido, ha una pelle diversa dal mia, però comunque della sua opinione mi fido, l'ha acquistato più volte e quindi mi sono lasciata convincere e ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Dovrebbe essere il dupe, tra virgolette, di un prodotto che c'è anche da Sephora. E infatti in qualche video più di una persona qui su YouTube l'ha citato come appunto facendo il paragone con quello di Sephora che però costa di più, questo costa sui 3 euro, 3-4 euro ed è praticamente una sorta di booster, diciamo così, energizzante, di siero energizzante ed illuminante per il viso. Con biosaccaridi naturali ed effetto idratante. La presenza di minerali e dell'estratto di ibisco stimola l'attività cellulare. I segni di stanchezza vengono attenuati. L'utilizzo al mattino, mettere sul palmo della mano la propria crema al giorno preferita, quindi aggiungere 1 o 2 gocce di siero e mischiare. Quindi applicare sul viso, detersi e massaggiare. Avvertenza, il siero può essere utilizzato da solo o in abbinamento ad un altro siero, solo per uso esterno. Vabbè. E quindi sono appunto delle goccine da aggiungere, diciamo, al trattamento che realizzate, che fate. Fatto così, che
che dovrebbero appunto andare a illuminare e rigenerare, insomma. Speriamo, speriamo, sono molto curiosa anche di provare questo prodotto. Io lo utilizzerò appunto come siero, non so se lo mischierò alla crema, ecco, magari andrò a applicarlo prima e poi dopo mi metto la crema, non lo so, adesso me lo studierò, proverò ad utilizzarlo in tutte le maniere e vediamo come mi piace di più. Comunque questo. E per ultimo, ma non per importanza, anzi, è la cosa che costa di più di tutti, ho preso questo prodotto perché era in offerta ed è praticamente la vitamina C, il concentrato di vitamina C di Venus, che ha fatto tutta una linea con i principi attivi. Quindi praticamente è un po' tipo stile The Ordinary. Ha fatto questi sieri, diciamo così, vitamina C, collagene, acido ialuronico e ce n'era un quarto che ora mi sfugge. Acido ialuronico, vitamina C, collagene e non mi ricordo, ce n'erano altri comunque. Che possono essere utilizzati anche questi da soli, mischiati con le vostre altre creme e trattamenti, mischiati tra di loro per costruirsi teoricamente una skincare routine ad hoc. L'acido ialuronico ce l'ho, ne ho due, ossia quello di Sien che è quello di Skincare Revolution, che non vi ho ancora mostrato, ma c'è. E quindi per il momento ho voluto passare alla vitamina C perché ero molto curiosa di provare anche questa. La vitamina C è appunto come beneficio principale quello che è antiossidante. Illumina tanto l'incarnato, aiuta a prevenire le macchie e a schiarire quelle esistenti sulla pelle e a illuminare comunque l'incarnato che tende a diventare nel periodo invernale un pochettino grigiastro, verdino, insomma, io passo tutti questi colori un po' bruttini. E infatti, allora c'è scritto potenzia le difese antietà, che non è male. Previene e riduce le macchie scure, ottimo. Rinforza e dona energia, ravviva il colorito. Quindi mi ispirava tantissimo e avendolo trovato in offerta a 9 euro per 30 ml anziché i 15 euro del prezzo pieno che ha, ho deciso di acquistarlo. Perché sinceramente mi ha colpito, l'ho visto, ho detto, io in realtà era un po' che cercavo qualche trattamento alla vitamina C, non ero convintissima su cosa acquistare e cosa non acquistare, avendo trovato questo in offerta mi sono tolta il dubbio e la voglia e ho acquistato lui, sperando che sia insomma un prodotto valido. Come inci, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, io non sono, ripeto, un'esperta, sto studiando perché mi sto leggendo un bel libro riguardo, però ce ne passa insomma da lì, ma anche solo avere la voglia sinceramente di andare a vedere bene tutte le cose, cioè, cerco di essere attenta che non ci siano dentro particolari schifezze nei prodotti che comunque costano. Qualche schifezza nei prodotti meno costosi, come per esempio questo, che ho pagato in realtà pochissimo, poco importa. Ecco, su invece un trattamento quotidiano specifico e che ha anche un suo prezzo, ovviamente sto più attenta e ci guardo. E a parte l'alcol all'ultimo posto dell'inci, mi sembra un ottimo inci, e anche perché appunto dovrebbe essere quasi puro, non dico puro, però insomma quasi. Non mi dice la concentrazione di vitamina C effettivamente che c'è all'interno, però vabbè. Vitamina C, un concentrato di vitamina C purissima, indicato quando la pelle appare opaca, stanca e priva di tono, in seguito a vita intensa, poche ore di sonno, jet lag, cambi di stagione. Io. Miscelato la crema quotidiana, ho utilizzato puro, potenzia le difese antietà, ricarica subito la pelle di energia. Quindi neutralizza i radicali liberi, stimola la produzione di collagene, previene e riduce le macchie scure, ravviva il colorito. E quindi mi ha ispirato.
Quindi dice di aggiungere alcune gocce al trattamento abituale, miscelarle sul palmo della mano e applicare con un leggero massaggio su viso e collo, perfetto anche puro come trattamento d'urto. Quindi un po' la stessa cosa, diciamo, di anche questo qui. Il concetto è di unire questi a un altro trattamento, a quello quotidiano. 2 gocce al mattino per ricaricare la pelle di energia, 3 gocce alla sera per una protezione anti-età rinforzata, 4 gocce per contrastare le macchie scure, ideale per fissare il make-up e prolungarne la tenuta. Questa cosa mi è un po' scura, sinceramente, però a quanto pare si può usare anche come, diciamo, primer. Fissare il make-up non no, però come base make-up avrebbero dovuto scrivere magari. Comunque, vabbè. Niente, questo qui non l'ho ancora aperto, non so neanche come è fatto all'interno. Apriamolo così, vabbè, lo faccio vedere anche a voi. Mi ha ispirato e eccolo qua, bello, elegante, bottiglietta blu. Eccolo qui. Diciamo che 9 euro per 30 ml, ci può stare assolutamente. E niente ragazze, questo è tutto. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero che i miei acquisti vi piacciono. E nulla, adesso faccio un pochettino di ordine in questo marasma e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao!